Canto gli eroi l'arme sorprese belle di un mondo che sperò e poi si disperse, ragion che dal mio cuor mai divelle generazion di scelte controverse. Se nella mente cova la scintilla del libero pensier che la produsse, non è solo ricordo ciò che brilla, lo spirito ribelle che ci indusse. Prendemmo noi ragione e sentimento, cercando dentro la rivoluzione genio sottil del nostro nutrimento, la traccia per un mondo di ragione. E si cercò nel rosso dei tramonti, facendo ardite traiettorie e viaggi, e poi non regolando bene i conti del mondo sperso e dei suoi paraggi. Canto di Massimeddu forte gesta, poiché mostròci grande cambiamento, e della sfera ci insegnò la festa, col suo pallon ci diede insegnamento, di un popolo cambiò la storia mesta, all'umil servo senza intendimento disse, segnossi il punto con la testa. Canto della difficoltà, del caso raro, di aver quasi 20 anni a Catanzaro. Or dunque volli fare una canzone per raccontarvi una generazione, per dirvi delle imprese femministe, per dire dei drogati e degli alieni, le cellule pensanti comuniste di quei bei collettivi sempre pieni, facce discotecare poi buddiste, facce democristiane senza freni, un po' di tiritere neofasciste e tutti quanti quei soggetti strani che sempre ben coltiva la provincia, illusi d'esser metropolitani, di riffa, poi di raffa e anche di sguincia. Enzo Colacino. Ettore Castagna. Che ancora non ha fatto niente. Dunque, la prendiamo una rincorsa per dirla alla Palanca, che è l'autore ombra di questo romanzo, in realtà non c'è, perché c'è, si usavano i governi ombra una volta, ma ci sono gli autori ombra. Allora, gli anni 70 furono gli anni della creatività al potere, no? Per cui un'intera generazione si pose il problema che di un mondo che voleva cambiare il mondo, e anche noi, un po' dappertutto in Calabria c'era qualcuno che sognava di cambiare le cose, no? E la creatività al potere, insomma, iniziamo, siccome fra i miei vari mestieri c'è pure quello del musicista, ho pensato che questa sera vi proporrò un po' di discorsi musicali di creatività al potere, come avremmo fatto negli anni 70. E cosa di più creativo che suonare una paletta da Mondezza, per esempio, no? Quindi vi suonerò una mia composizione per paletta della Mondezza senza orchestra, perché non il budget non lo permetteva, quindi abbiamo cacciavo un riverbero. Incredibile. Grazie anche alla paletta. Allora, per cui questo romanzo è un romanzo di sogni, in realtà, cioè una città, una regione che in qualche modo iniziò a sognare a vario titolo, cioè tutti quelli che avevano, diciamo, la gioventù. Io all'inizio, no, canto il caso strano, no, il caso raro di aver quasi 20 anni a Catanzaro, no? Come avrebbe detto Guccini, a 20 anni sei stupidi davvero, no? Quante balle si è in testa a quell'età. Forse noi avevamo delle balle, però forse avevamo anche dei sogni, pensavamo che in qualche modo il mondo sarebbe cambiato, e avevamo la nostra idea, è una idea vista da sud, come si potrebbe dire, vista dalla Calabria. E per cui il calcio era una delle metafore di questo cambiamento, per cui erano gli anni della creatività a potere, quindi c'era chi era creativo con molte cose, con la musica, con la poesia, con la letteratura, chi appunto con la balistica dei gol impossibili,
E fu un momento nel quale ci piacque sognare. E in questo romanzo ci sono alcuni monologhi del personaggio. Il protagonista si chiama Vito, un ragazzo del liceo classico di Catanzaro, del leggendario Galluppi, che tra l'altro ho frequentato pure io casualmente. E quindi Vito a un certo punto, in 13 occasioni, che sono 13 quanti i mitici gol di Palanca dalla bandierina, fa questi 13 monologhi nei quali spesso si ispira alle traiettorie impossibili di questi gol, che diventano occasione di filosofia, di psicologia, anche un po' di psichiatria in alcuni casi. E qui io direi che serve il tuo pregiato intervento. Ma è vero che hai fatto 13 gol dalla bandierina, Massimè? È proprio vero. Certo, lo hanno detto tutti i giornali, io faccio fatica a pensare che è vero. 13 sono tanti. Possibile che i portieri non lo sanno? Possibile mai che i portieri non si organizzino e dicono: Massimè, mo basta. Che ti pensi, che fai fesso pure a me oggi? E invece no. La palla parte, vola, sta in aria un poco, poi gira. Gira di un modo che non si può dire. Gira che pare che vada da un'altra parte. Ma poi gira giusto. Giusto e non sbagliato. Ed entra. 13 sguardi tutti uguali dei portieri. 13 sguardi come per dire: proprio a me sta disgrazia. Proprio a me sta pigliata po' culo. Sì, è così. La palla gira. Sta in aria e gira. Il fatto è che ci mette troppo tempo e il portiere nel frattempo si pensa a qualcosa, si distrae. Magari si pensa che quella palla può stare in aria per sempre, sospesa in aria, fuori dalla legge gravitazionale, con uno stadio intero che la guarda senza aspettarsi niente, sospendendo ogni volontà, anzi cancellandola. Lo stadio non vuole nulla mentre vede quella palla volare. Non vuole che prenda terra sospendendo le speranze, staccando la spina al sogno. Ma si sbagliano. Credono di volere nulla, ma qualcosa inceppa le intenzioni. Una tempesta opposita nella quale la curva nord e la curva ovest si trovano in equilibrio perfetto. Due voleri contrari che tirano la corda e lei sta ferma. Quella palla ruota contro la mia porta. Ti prego, Dio della bandierina e del margine dell'aria, allontanala dalla linea del gol. Quella palla ruota contro la porta del nemico. Ti prego, Dio del fischio d'inizio e del fischio finale, fa che trapassi la sua linea debole. Lo vedi allora come due grandi volontà si oppongono e si annullano, positivo e negativo, principio e fine, il caffè e la birra, il culo e una colomba. Massimè, ecco che la palla resta in aria, la palla che hai calciato tu. Il portiere la guarda e spera che ci resti per sempre, che annulli il futuro, le passioni, le malattie, le bollette dell'Enel, la cellulite della moglie, pure il rubinetto che perde, perché un calciatore non ha tempo di pensare ai rubinetti. Perde l'anima il portiere per un attimo e il suo corpo aspetta senza sapere di preciso cosa fare. Quando la ringoia con fatica, la palla sta già scurendo il suo grigio. L'anima non vuole tornare a terra, ma deve. Non può lasciare il portiere privo del sé in aria di rigore. Basta quel diaframmo di tempo per distrarlo e il lampo minimo è trascorso. La palla è in rete e niente egli ne sa, sino a quando non sente gridare tutto intorno. Sono solo 13 i portieri che hanno avuto questa percezione, questo privilegio, questo accesso alla contemplazione. Hanno percepito il bello nella sconfitta. Tutti gli altri o hanno vegliato troppo intercettando la parabola e guadagnando giusto un breve applauso, o hanno visto passare solamente un tiro sbagliato che si è perso altrove. Allora, il riverbero quando canto, se no poi parò previta con la, ecco bene, della messa di domenica. Questo è lo strumento per me di famiglia, una chitarra battente. Quando mio nonno Antonio Rione San Leonardo Catanzaro tornò dalla guerra del 18, decise che si doveva sposare, anzi si doveva fidanzare, quindi poi sposare. E allora andò a fare la serenata a mia nonna. Allora San Leonardo era fuori città, era esotico, era come andare in India, da fuori porti si andava verso le olivare di San Leonardo. E allora si mise sotto la finestra. Ma forse voi qui a Soveria Mannelli, essendo un po' più rurali, vi ricordate il codice della serenata, no?
e faccio, si suona tre serenate, appunto. Se dopo tre serenate si accende la finestra, resta spenta e non sei gradito. Se dopo tre serenate si accende la luce ma non si apre, ma ripassa, vediamo. Se dopo tre serenate alla finestra si apre ed esce un genitore, babbo, trattiamo. Se esce il genitore con l'amata, con la spasimata, e allora, ah, cosa è fatta? Vieni domani mattina. Dopo tre serenate, sta finestra non si apriva. Mio nonno insiste, fa la quarta, quindi colpo sotto la cintura, ammonizione, cartellino giallo. Esce il bisnonno, come si direbbe in inglese, cupitale, livello della bruttura, come si diceva una volta, e come sempre si dice in inglese, lo divaca su mio nonno, che era lì con la chitarra battente e che suonava, vestito di bianco, anni 20, tipo Enzo. Mio nonno che aveva fatto il fronte, il Piave, la prima guerra mondiale, parlando con rispetto, un po' di cacca, non lo sconvolse più di tanto e bussò alla porta. Il bisnonno rise così tanto che disse, vabbè, e facciamo questo matrimonio, e per cui questo è lo strumento di famiglia. Allora, quando ho pensato, io quando presento, questo è il mio secondo romanzo, lo scorso romanzo ho detto faccio un reading concerto con le musiche, su questo, ma che musiche faccio per questo romanzo? Mi è venuta un'idea. Allora, sui ritmi popolari all'antica calabresi mi sono messo, ho tradotto una decina di canzoni di autori, degli anni 70, canzoni degli anni 70, di autori De André, De Gregori, Guccini, Battiato, tutto in dialetto di Catanzaro, ma la chitarra battente. È venuta una bisca francesca sulla quale io mi sono divertito e per cui ve la infliggo, per cui faranno da commento alle letture. Visto gli anni 70, il clima politico era molto, molto ardente. Allora iniziamo con una canzone che è un po' sul... allora diciamo era un po', c'erano questo affresco, questo acquarello un po' sul neofascismo, ed è una canzone di De André, di De Gregori, no? Le storie di ieri, e ve la ritroverete un po', chiamiamo così, tarantellizzata, diciamo così. Thank you.
Ti annuncio, allora ci sono le storie di Vito oltre a quelle dei gol di Massimo e ovviamente c'è di mezzo a quell'età l'amore, le prime esperienze sull'amore. Vado. Vadi. Alla fine ci ho messo una pezza, dopo il primo quadrimestre ci ho messo una bella pezza. Mia madre ha letto la pagella, poi ha preso la cucchiara del sugo e me l'ha spaccata sulle spalle. Aia dolore, io non ho detto più manco ac. Sto chiuso in casa e studio così nessuno si lamenta. Latino e greco, greco e latino. Mi alzo alle 5 e ripasso, vado a scuola. Poi dopo pranzo attacco e studio latino e greco, greco e latino. Alle 9 di sera sono storduto e vado a dormire. Mi alzo ancora alle 5 e così tutti i giorni. Tutti i santissimi giorni. Non mi ricordo nient'altro di tutto il quarto ginnasio. Latino e greco, greco e latino. E mia madre è contenta. Meno male che sto figlio studia. Mio padre no. E che? Mi studi 20 ore al giorno e solo 6 mi pigli. Che con 20 ore io ti facevo il progetto della Tour Eiffel, dell'Empire State Building, ma pure del Ponte di Catanzaro. E vabbè che faccio l'usciere al catasto, ma avevo un'intelligenza sin da piccolo che il cervello sempre gli è stato fiamme e fuoco. Non l'hai visto che ponte che abbiamo a Catanzaro? L'ha disegnato un grande architetto che si chiama, come il cantante, quello con le mani lunghe fino a terra che ci piace a mamma. Vaglielo a dire a mio padre che Lagozzo mi vedeva morto al primo quadrimestre, che sono passato da 0 a 6, che sono sempre sotto il suo sguardo vigile, che appena metto male un peduzzo, quella mi scarica nella fogna degli insufficienti, di quelli che hanno sbagliato scuola perché non sono capaci e non sono figli di famiglia. Papà, come faccio a dirti che un figlio dell'usciere Librandi al liceo classico di Catanzaro vale assai meno del figlio dell'avvocato Cerasimo? Non lo sai, non te lo immagini. Quello, studia o non studia, la famiglia è buona, la famiglia è promossa. Il nonno aveva le pecore a Gagliano. Tu fa l'usciere al catasto perché hai sempre votato alla democrazia. Ma poi? Pazienza. Allora, ma tra l'altro mi sa che ti ho presentato un'altra cosa che non c'entra niente. Perché la lettura 2 era quella del bug. Sì, mi sono... Mi futtisti, come dice l'inglese. Yes, vabbè, tu. Allora, sull'amore se ne parla dopo. Nel frattempo io vi... Tenetela a mente a voi. Ricordatevi che la lettura sull'amore... Infatti adesso vi faccio una canzone sull'amore, traduzione in dialetto catanzarese di una canzone di Battiato, che in realtà è stata scritta in dialetto catanese. Ci mi faccio tu sforzo, e Catania e Catanzaro, invece no. Ci sono delle differenze. Certo. Non c'è male. E allora, per cui, diciamo, per chi di voi conosce questa canzone che è Stranizza da Muri, che diventa Stranizza da Mura, potrete gustare le differenze. Suonata sulla lira, questo è uno strumento tradizionale calabrese di cui non vi parlo, se no facciamo mattina. Anche perché passiamo all'euro, quindi... Sottati in padà a Chiumara, i carretteri ogni tanto lassavano, i loro bisogni e i muscoli ci volavano e sopra gli amo a caccia di lucertoli a Litturina. De Calabro Lucani sa Gigi nice un abbucco, a scuola sta finendo. Noi giorna sta freva mitra santa lossa cu tutu ca fora c'ha guerra mi sento Stranizza da Mura la mura e quando ti incontro
congiunta asciata, mi vena nascosta ancora, cu tutu capora, si mora mi sento. Scianizza da mura, la mura. Sano iorna sta freva mi tra santa lossa cu tutu ca fora c'è a guerra mi sento stranizza da mura stranizza da mura. Bella idea che abbiamo avuto afficcarci a 50 all'ora in un posto di blocco dei Caramba proprio durante una manifestazione di autonomia operaia. Alt! Mani contro il muro, documenti! La moto è tua? Non ne ho documenti. E tu? Nemmeno io ho documenti. Capitano, non hanno documenti. Ci lasciano ad aspettare alcuni minuti eterni. Il capitano è là sotto e pare che c'è altro da pensare che a noi. Aspettiamo un quarto d'ora, faccio al muro, o è mezz'ora. Mani contro il muro, state fermi. Due ci stanno vicini, un poco ci girano intorno, un poco fanno che ci tengono sotto il tiro del mitra. Insomma, accennano. Casomai ci vengono idee ribellistiche. Poi si avvicina il capitano e ci parla. Allora, niente documenti, eh? No, superiore, non ne ho documenti. Luca invece sta muto. Muto indicativo, come per dire che pure io sono senza, non lo vedi che sono senza? E che te lo devo dire? Il capitano lo vede bene che siamo due ragazzini poveri e paggi, due nullità un po' fricche, in giro su un Morini 50 e ridacchia, ma appena appena, un goccino sardonico. Luca non ridacchia e fissa il capitano coi suoi occhi carissimi acqua marina. La sua barbetta bionda da piccolo santuccio del presepe di Montemario lo fissa e poi parla. Vabbè, va, ci avete scoperto. Scoperto? Cosa vuol dire? Il capitano si irrigidisce e i suoi due vicini tirano su il mitra. Della serie sentiamo un po' che avete da dire. Io guardo Luca impietrito. Luca, che cazzo ti pigliavo? Luca è impassibile. Continua a fissare negli occhi il capitano. Eh sì, ci avete scoperti. Vabbè, pazienza. A questo punto silenzio, rumore in lontananza delle manifestazioni. Questi ci guardano che ci bucano con le pupille. Luca si gira e si rivolge alla mota come se chiamasse il cane che si attarda a pisciare contro un albero. Ardo Moro! Ardo! Sarta fuori d'Arcellino del Morini! Il capitano ci guarda sconcertato e non sa bene se ridere o prenderci a calci. Sull'orlo di uno scontro in piazza che quelli là sotto urlano e strepitano, che magari mi chiamano e bisogna ordinare la carica e distribuire un po' di manganellate come confetti a un matrimonio, che magari ci arriva una molotov a domicilio qua nel posto di blocco e questo capecazzo se ne viene con Ardo Moro nel sellino. Io mi metto a ridere e rido tirato che mi sto salendo una goccia di terrore. Ma Luca non ride, continua a fissare il capitano coi suoi occhi azzurro, acqua marina, tipici occhi di Montemario. Il capitano si mette una mano sulla faccia, si copre gli occhi come per dire che l'Italia è nella merda e a me mi capitano questi due scunciuduti. Alla risoluzione dei fatti ci pensano i suoi due sottoposti. Aldo Moro, eh? Nel sellino, eh? Pedate, ginocchiate, qualche schiaffone, un bel calcio di mitra qua nella costola. Ecco, qua, sì, qua, no, no, un po' più sotto. Sì, qua, lì, lì. Ma perché menate pure a me? Menate sto coglione che deve fare la battuta a tutti i costi. No, cazzo, schiaffi a capo? No, mi fa male a capo. A
Allora, anni 70, quindi movimento degli studenti, quale canzone più rappresentativa? Ho pensato di fare la traduzione di Canzone del Maggio di De André. E quindi... No, chi sta? L'amore. Non sta per disti. No, è l'amore. Ho seguito l'ordine che mi hai detto. No, che l'ordine... Si vede che siamo preparati, Allora, no, provammi, non vi dico. Manco una volta. Io ho quest'ordine. Questo è un ordine sovvertito. Non è che un hacker si inseriva, no? Potessi cercare mani piedi, che come mi dà 6 mesi. C'ho ancora il messaggio. Figlio mio, fa grubo. No, dimmi tu. Ma non, che ma non c'è? Il bacio a via Milano, non c'è? No, me l'hai dato per nulla. Per nulla? Oh, per nulla. No, sempre niente. Prendiamo il libro e lo leggiamo. Non ci vuole niente. Mi trovi, dice, perché io... Ce l'ho lì, guarda. Io sono anche i numerini ancora di quello che mi avevi dato. Fantastico, tu avanti. Sì. Inizio col 4? Sì. Perfetto. Aspetta, col libro mi copiavo e non mi ricordo tutto. Sì. Allora. Ti credo. Che bello. Va bene, qui siamo a scuola allora. Sì. A noi ci piace che sono pazzoide, diverso, ci piace che non sono lo stesso degli altri. Lui è cattolico, ama l'appellativo borghese, ma la poesia ci piace. E la letteratura pure. Eppure il guizzo, la luce, la spillis scintillosa che ognuno ci spara in testa a un certo punto ci piace. Non ha importanza che sono comunista con la camicia a quadri, i jeans sciancati e tutti scritti sulle cosce a penna con la parola di Kerouac, i capelli ricci, tanti, enormi, una vera tulupa sopra la testa, gli occhiali rotondi a tipo Gramsci, con un poco di forfora sulle lenti. Si avvicina come in una sorridente minaccia. Là dura un vento che ricorda acceso nelle criniere dei cavalli obliqui in corsa lungo le pianure. Io lo guardo negli occhi svaporato, penso, ma che bella questa cosa. Il professore Noce che recita spontaneo una poesia e poi chiedo, ma che cos'è, professore? Quasimodo è questo, Librandi, Quasimodo. Ora suona il marranzano, accompagnami. Si aggiusta gli occhiali per vicino, sempre cadenti a pendino sul naso. Se li raddrizza con tutte e due le mani, ma li lascia sempre sulla punta, a tipo, tienimi cacaio.
se li aggiusta e non smette di fissarmi, come per dire, ma che stai aspettando? Davvero, professore? Io non so proprio che dire, ma piglio e suono. La classe mi guarda zitta. Ma guarda sto canzone e le brandi, e mo che è sta novità? Dan da 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 tin di 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 di. Massimè, vengono a galla tutti i suoni di questi giorni, quelli che ho tirato fuori dallo stomaco, dalla lingua, dalle dita e dalla saliva. Affiorano sul pelo dell'acqua, zumpariano, galleggiano. No, ci chiude solo per un secondo gli occhi. No, per due secondi. Deve ricordare, infine ricorda. Il marranzano tristamente vibra nella gola al carraio che risale il colle nitido di luna, lento tra il mormore di ulivi saraceni. Recita e poi si ferma. E recitando chiude gli occhi. Non mi guarda più. Chissà dove è finito oggi in questo momento. Sulla strada statale 194 Ragusana. Sì, è un bivio per Modica che si gira a destra e a sinistra cercando una collina, un carro, un carrettiere. Poi finalmente lo vede. Il carro, dico. Ci sono due buoi bianchi, immacolati, avanti che tirano il carro, sale a mezzo agli ulivi saraceni. Sale piano perché i buoi vanno piano. Sono potenti e maestosi. Qualcosa a bordo tintinna, forse dei campanelli. E il marranzano, ora flebile, ora gonfio d'aria che sale del ventre, fa rimbalzare il suo suono. Ci sono ancora le stelle, anche se l'alba si avvicina. Siamo all'aurora oramai. Presso, e sentite che bell'aria che c'è, calda, anzi tiepida. Esiste l'inverno in Sicilia? No che non esiste. È appena arata l'argilla sotto gli alberi. L'ulivo fa i fiori quasi violi in questa stagione. È bello fermarsi sotto e mettere i piedi nella terra lavorata e morbida che pare una nuvola. Ma lo sapete che avete ragione, professor. Anzi, aveva ragione la buonanima di Quasimodo, nata a Modica il 20 agosto 1901, morta a Napoli il 14 giugno del 1968, premio Nobel per la letteratura e sepolto presso il cimitero monumentale di Miriano. Uno dei padri dell'ermetismo, professor. Lo sapete che quando Quasimodo aveva ragione? Sì. È proprio nitido di luna questo colle, e quella vibrazione del marranzano nella gola, se uno non l'ha provata, non la può sapere. Quando noi si ferma, io mi fermo con lui. È silenzio, Massimè. Dopo gli ulivi saraceni c'è il silenzio, Massimè, credimi. Così me la pensavo io, così me la immaginavo gli ulivi saraceni, e mai ne avevo sentito parlare prima. E allora c'era il negozio di strumenti musicali accanto al liceo classico di Catanzaro che aveva buttato sul banco un marranzano scacciapensieri. Fu allora che mi incuriosì e iniziai a suonare questo strumento, quindi vi faccio qualche nota. A sto punto sì, libero la sedia e come se fosse... È giunto il momento dell'autore ombra. Esatto, come se fossimo allo stadio quando si legge la formazione, invito qui Orei Massimo Palanca! E abbiamo anche bisogno di un microfono, vorrei dire, fa parte delle prove... Anche se giocava alla sinistra, mette al centro, è vero? Sì, sì, centravanti oggi. Orei e Orei.
sì, sì, ma... ci mi guardi del corpo adesso. Ma senza violenza, senza violenza. Va bene, vi spartite il microfono perché... Brutte intenzioni avete tutte e due. Allora, adesso quello che noi abbiamo pensato, insomma, siccome tutti hanno chiesto per una vita, dice a Palanca, ma cosa pensi di... cosa dici di te, parlaci di te, insomma, come tutte le persone sotto i riflettori. Allora, spesso è stato sotto pressione, dice, ma vogliamo sapere tutti i dettagli di qualsiasi cosa che ti riguarda. Noi invece abbiamo pensato di ribaltare la cosa, perché... il protagonista del romanzo non parla mai direttamente con Massimè. Massimè è continuo, lui parla di qualsiasi cosa, no? È come se fosse una specie di allucinazione, lo vede dappertutto, è accanto al suo banco di liceo classico, lo va ad ammirare allo stadio quando ci sono gli allenamenti, parla con lui anche se il calciatore non l'ha mai visto, è uno dei tanti, dei migliaia di ragazzi che fantasticano sulle sue gesta calcistiche. Allora, prima ci siamo, insomma, in una specie di agguato culturale, abbiamo detto, no, Massimo, adesso mo quello che ti toccherà fare è ribaltare la prospettiva, no? La cosa che ci piacerebbe sapere era come tu vedevi in quegli anni, come e cosa tu vedevi della città e della Calabria di quegli anni, no? Che cosa ti interessava, cosa non ti interessava, ti piaceva, ti colpiva. Ti abbiamo fatto paura. Esatto. Ho più paura adesso. Ma qua si sta sfondando la luce, non so, siamo senza luce. Quindi che è l'aurore di Natale. Che non sì, infatti c'erano le luci psichedeliche. Ma stiamo pure che dormiamo. I re magi ci sono. Sì, esatto. Io sono Vincenzo, birre. Buonasera a tutti innanzitutto. Io ho... mi è stato spedito il libro per dare un'occhiata, per vedere di che cosa si trattava. Ho iniziato a leggerlo e devo dire la verità, subito mi sono divertito, soprattutto quando c'erano delle espressioni dialettali che mi hanno fatto veramente ridere. Poi man mano che andavo avanti mi è venuto spontaneo il pensiero, detto, che se non faccio, come hai detto, come io che se non faccio l'hai detto da lui. Ormai sono tanti anni che sono qua, perciò qualche espressione dialettale mi è rimasta, anche perché io non credevo che battere un calcio d'angolo, tirare un calcio d'angolo suscitasse questo, tutto questo sto burdello. Detto. Pura poesia. Sì, però per me era un calcio d'angolo. No, per noi era il rigore. Rigore. Quindi dice, ma guarda che quando esce la palla da lì è calcio d'angolo, è il rigore. Può segnare a Roma, che lui ci sapesse che era rigore. Sono venute fuori delle storie veramente simpatiche. E comunque io non pensavo che una punizione, che per me un calcio d'angolo era una cosa abbastanza naturale, abbastanza semplice, abbastanza facile, perché per me era una cosa abbastanza semplice. Facevo il calciatore, non è che facevo il macellaio, insomma, no? Perciò se non sapevo tirare Però avevi un taglio fine. Il taglio. Come macellaio, tagliare, avevi un taglio, perché ci sono macellaio, Massimo. Chirurgo Lui ha letto delle cose, ma abbastanza brevi per non essere troppo lunghi. Ma se leggerete il libro, veramente. Da una punizione esce fuori un racconto straordinario, con sensazioni molto particolari, che io assolutamente non ho mai avuto idea. E questo, cioè, come è capitato a te, magari è capitato anche a tanti tifosi, a tanta gente che era allo stadio. E questo è un grosso motivo d'orgoglio per me, perché... il calcio, il giocare bene, che cosa significa? Dare emozioni.
Se ci sono queste emozioni vuol dire che si è raggiunto lo scopo, a prescindere che si fa gol o meno. Però dare delle emozioni è qualcosa di stupendo. Ma tu credi che solamente... Allora, e questo penso che siate d'accordo tutti. Poi tu pensi, Massimo, che veramente solo perché facevi i gol su calci d'angolo sei rimasto e resterai per sempre nel cuore di Catanzaro e dei tifosi? Era la persona più che altro, l'uomo oltre che il calciatore. Io spero che sia così. Cioè, così, te l'assicuro, o no? I gol da calcio d'angolo sono stati 13, però io sono quelli che rimangono impressi un po' nella fantasia e nella mente dei tifosi. Però ci sono, almeno per quanto mi riguarda, tante situazioni, ma anche negative, come il rigore sbagliato con la Triestina, il rigore sbagliato a Lecce. Sai che dici 12 quando tu sbagli il tuo rigore con la Triestina? Quanto vuoi, mo? Ho fatto 12, no, veramente. Che vuoi, mo? Quanto hai perso? Ma io mi ricordo pure qualche rovesciata a volo, che si ricorda solo quello che si mangia a Triestina. No, questo. Ma sai quante scommesse... che ci sono tantissime emozioni in una carriera, ma non solo positive, ma anche negative. E anche le situazioni negative fanno crescere il giocatore, fanno prendere una consapevolezza diversa. Io mi ricordo il rigore sbagliato con la Triestina all'ultimo minuto, senza il portiere, praticamente andare in porta un terzino. Yes, tu parlo. Ho preso il palo, sì, perché in quel momento mi era venuto in mente di calciare forte, dico tanto non c'è il portiere, calcio forte e perciò è gol sicuro, invece mai essere sicuri. Bisogna sempre andare con concentrazione, bisogna sapere quello che si fa. E dicevo che dopo questo rigore ho avuto una crisi e lì dopo le mie stime dei tifosi si sono immedesimati in me. Quella è stata un'altra cosa che da una cosa negativa è venuta fuori una veramente consapevolezza che i tifosi di Catanzaro erano dalla mia parte. È durato 10 secondi l'incazzatura perché sì. Ti abbiamo accompagnato con applausi mentre uscivi e ora hai distinti, ricordo. Sì. Ti abbiamo abbracciato perché sapevamo quello che stavi passando in quel momento, quindi non ce ne fregava niente, dopo gol, dalla partita, a noi interessava Massimo. È stato un piccolo dramma sportivo, naturalmente, non è... i drammi sono altri. Però lì ho capito quanto la gente mi volesse bene. Comunque volevo aggiungere questo, che non sono io a inventare la letteratura legata al calcio, ce n'è tantissima anche a livello internazionale, per esempio in Sud America c'è una quantità, anche in Argentina, quantità di scrittori che scrivono sul calcio da un punto di vista letterario, per cui il fatto che qualcuno che non ti conoscesse, che poi è la proiezione esattamente di mia, cioè io ti ho conosciuto di persona un'ora fa, sì. Io ci siamo conosciuti con Massimo di persona un'ora fa, cioè io di lui, a parte il suo aspetto di calciatore, di uomo diciamo pubblico in campo, io non sapevo nulla, nel senso che non è che la cosa si è basata su interviste o cosa, avevo letto il suo libro e basta, cioè il mio lavoro è stato quello su quello che i sociologi chiamerebbero l'immaginario, cioè ho lavorato su quello che era il mio immaginario di quegli anni, quello che era stato condiviso e quello che come ragazzi proiettavamo su questa, la possibilità di proiettare su una cosa come il calcio, effettivamente è un po' come la poesia quando è fatta a un certo livello, quindi può essere letta. La può leggere ognuno a modo suo, no? Un po' come le mie traduzioni in dialetto di canzoni d'autore, in fondo
è un mio modo di leggerle e di tradurle, per cui il calcio ha avuto, io non so se adesso è più così, io sono tanti anni che non lo seguo completamente, ho scoperto oggi che Catanzaro aveva perso perché ero alla Rai che mi intervistavano e prima di me c'era il servizio, quindi ho fatto la figura di quello che sapeva, perché se no non sapevo manco più in che serie è, io non mi interesso più di calcio da decenni, esattamente dall'epoca di Massimo in campo, per cui perché mi piaceva quel modo che adesso non trovo più, cioè il modo eccessivamente commerciale, eccessivamente business che c'è oggi, no? Invece i calciatori come personaggi con un valore anche sociale è il grande fascino, quello che poi ti fa proiettare i tuoi sogni sulla gesta di un calciatore, è questo che è poi il senso del romanzo, no? Lei era sempre verità. Presidente, se vuoi mettere in un calcio d'angolo, no. Un'altra canzone? Un'altra canzone? Oppure vuoi aggiungere? No, vai. Vai. Allora, adesso Chimes of Freedom di Bob Dylan, tradotta sempre in dialetto. Segnalibro numero 2,
faccio pure il rigo. Non lo voglio. Vabbè, dai, vado col 2 allora. Col 2. Ma pure io, Benissimo. E allora, dopo una settimana che camminiamo tutte le sere ci siamo fermati. Proprio di fronte alla stazione delle Calabro Lucane c'è una gradinata. E di lato dei muretti, larghi, comodi, bassi, ci siamo seduti e mi ha abbracciato. Luisa, vuoi un bacio? Io lo sento che vuoi un bacio. È cambiato il flusso, la temperatura e la corrente. Si è invertita la polarità dell'asse terrestre e sopra il nostro zenith c'è la costellazione dei gemelli che ha deciso il corso della serata. Tu sei dei gemelli, io della Vergine. E allora attacchiamo con l'oroscopo, con l'ascendente perché vuoi un bacio, con le case astrali perché vuoi un bacio, con il cielo natale perché vuoi un bacio, ma io non ho mai baciato nessuna. Ora me ne sono accorto, mai che ci avevo pensato. Com'è che si fa? Come fanno tutti? Cazzone, non guardi mai la gente a pomiciare sulle scale del liceo, che cazzo guardi? Solita zebbato il movimento. O se Giuseppe ha comprato il Barz nuova. Non so perché Luisa mi aspetta da mezz'ora con gli occhi che brillano, la sua guancia sulla mia spalla, lo sguardo sognante, il sorriso sulle labbra e le labbra puntate contro le mie che restano a distanza di sicurezza fra i 7 e i 15 centimetri. Non so perché non si scrolla dall'abbraccio, non dice mi sta avvenendo il sonno, non si alza, non se ne va. Non lo fa. Deve essere pesata mezz'ora da quando mi allunga la piccola mano fino alla nuca, infila le dita fra i miei capelli e mi tira giù, mi avvicina senza possibilità di fuga. Io parto di testa, non capisco più nulla. Ben prima del contatto con la pelle delle sue labbra sento campanelli come di gregge, profumi, mi sento in un alone che certe foto che vedo sempre i poster grandi in vendita nei negozi del corso. Il primo movimento è il suo. Mi bacia in punta di labbra, dopo non mi ricordo più nulla, come se avessi preso un muro a 180 all'ora, un trauma cranico bello, dolce, indimenticabile. Il bacio inizia che c'è il sole e finisce che è tramontato da un pezzo. Non capisco nulla, sono ubriaco del tutto. Saluto Luisa sussurrando qualcosa, ma devo essere ridicolo perché lei ride. Arrivo a casa, in televisione c'è John Baez, c'è la cena che mi aspetta sul tavolo della cucina. Ma non ho fame, vado a letto, tutto bene. A 17 anni non mangi. Focu meu, che io a 17 anni mi mangiavo pure le sedie e i tavolini. Vabbò, va, buonanotte. Allora, quegli anni furono anche anni nei quali c'era un po' di rivoluzione sessuale, no? E quindi la critica della coppia, la critica dell'amore così vissuto, come si era vissuto la generazione dei padri, molto di più che nel 68. Gli anni 70 italiani furono molto contestativi e lo furono anche in Calabria. E allora, per raccontare questo momento di critica dell'amore, di innovazione sull'idea dell'amore, una canzone da un disco che fu una bandiera per quegli anni, che era Gli Zingari Felici di Claudio Lolli, che è scomparso anche recentemente, un grande cantautore italiano. Non sarò, ho visto anche degli Zingari Felici. Yeah.
Sì? Sì, vai. Vabbè. Bisogna dire che non sei completamente marcabile, Massimè, perché sei liquido senza alcun dubbio. Assumi la forma del contenitore per contrasto e moduli la tua percussione di volta in volta. Come l'onda cambia se contro una spiaggia o contro una scogliera. Non c'è continuità, ma fluidità. Non sei governabile, perché muti e ti adatti al passo violento di un terzino, alla brutalità agricola di un mediano, alla direttiva calcolatrice di uno stopper. Massimè, tu ne percepisci il loro lato immateriale, mentre loro cercano di contrastarti solo sul piano fisico. Loro vedono il tuo corpo concreto, non il tuo corpo astrale, e sono colpiti, soggiogati, incapaci di sperimentare la coscienza legata al doppio eterico che si cela al di là dei tuoi parastinchi, ma invece molto ben allacciato dentro le tue scarpette. Lo sanno tutti, un liquido non si può comprimere. Tu spingi di qua e il liquido sgorgerà altrove, perché nello stato liquido le particelle possono muoversi scorrendo liberamente le une sulle altre. Ciò avviene anche se sottoposto a pressioni elevate. Possono fare tutto il pressing che gli pare sul tuo corpo da ragazzino, Massimè, ma tu sgorgerai fuori, anche per pochi secondi, pochi, ma incomprensibili secondi per quel mediano attonito, percosso da tanta intangibilità. Eppure sei capace di essere più denso di un gas, perché non ti interessa sviluppare volute, spirali mancanti di un senso effettivo. Ti stai smarcando ora che ce n'è il bisogno, seguendo i suggerimenti dell'erba sotto gli occhi di un guardalinee che, detto in tutta franchezza, pensa più alla geometria che al calcio nel suo insieme, al calcio come maestria, come interezza, come totalità. Un terzino non lo sa. Non può sapere né del mondo astrale né del mondo elementare, non intende né gli esseri della natura né la terza gerarchia angelica in tutta la sua forza. Un terzino si accontenta di vedere che sei in fuorigioco, solo fuori da quel gioco, perché ad altri non sa partecipare. Lo stopper si accontenta di fermarti col fallo laterale, spezzare l'azione, ma l'azione liquida non si spezza. Il mare si corrompe e sempre è sano. Per quanto divinità minore tu sei un poco di pasta angelica, Massimè, e non puoi essere sconfitto con così poco. Sei fatto della stessa materia del cross. La sostanza dello stupore balistico, il segno di inafferrabilità che tutti abbiamo sin da piccoli. Quel terzino cerca l'attrito ancora e ancora. L'unica soluzione è il fallo, il gioco violento contro di te, perché tu hai una viscosità bassa, pari all'acqua distillata, un liquido senza scorie, senza depositi. Già al quinto minuto hanno capito che giocando non ti potranno fermare. Faranno di tutto allora per fermare il gioco, come ha fatto il coriaceo Angiolino Gasparini, quello del Verona. Uno stopper era quello spareggio che ci hanno rubato la Serie A nel 1974. Ti hanno messo addosso 90 minuti uno stopper perché farti giocare sarebbe stato troppo. La tua liquidità sarebbe infiltrata in porta e addio difesa, addio modulo e strategia, addio 4-3-3, addio 4-4-2, addio pure 4-5-1. Infine diciamolo, la tua tensione superficiale è estrema, non manca mai la coesione delle particelle che assumono quella forma curva dei tuoi lanci e tutti noi ci leviamo in piedi sugli spalti perché ci accorgiamo che presto succederà qualcosa nei dintorni dell'area di rigore. Nemo, Banelli, Petrini, Ranieri, qualcuno si troverà a raccogliere e a spingere più avanti. Sì, alla fine questo è l'importante. Adesso l'ultima canzone per concludere, per ringraziarvi, ringrazio Rubettino per l'invito e poi anche di aver avuto questo parterre di assoluto rilievo su questo palco, e quindi ringrazio anche voi tutti che ci avete amabilmente accolti questa sera. D'altra parte era la prima edizione in pompa magna di questo reading concerto, per cui ne sono felice. E vi saluto con una canzone sul tempo che passa e sulle generazioni che certe volte non si capiscono. E un vecchio un bambino di Guccini, sempre tradotto in modo nostrale, diciamo.
grande, bravo. Grazie a tutti, grazie dell'accoglienza, grazie. Grazie. Un dibattito dopo. C'è il direttore dell'ANSA che vuole fare una domanda. Il dibattito dopo. Vabbè, lo facciamo. Prego. E il dibattito è arrivato. No, ma è una brevissima domanda. Ma voi, quant'anni avete? Una curiosità personale. Allora, io sono arrivato nell'82. Io sono arrivato nell'82 a Catanzaro. Nell'anno credo che abbia coinciso con la discesa, no, quello me lo ricordo sicuro. Non mi ricordo se Massimo Palanca giocava ancora nell'82. Io sono andato a Napoli nell'81. Ah, ecco, appunto. Non ha letto il romanzo. Da lì, no, non ha letto il romanzo. Da lì è cominciato la parabola discendente del Catanzaro. Perché poi... L'anno successivo che me ne sono andato hanno fatto un campionato strepitoso con tanti giovani bravi. Ecco. Sì, sì. Però io ho una curiosità personale. Sì. Questo immenso patrimonio di stima e di affetto che ha suscitato Massimo Palanca in questa città, negli anni successivi non si è mai concretizzato, e non capisco il perché, con un contributo concreto e fattivo di Massimo Palanca alle sorti di questa squadra che ha avuto questo tracollo. Mi chiedo, le è mai arrivata un'offerta da parte della società per avere un ruolo all'interno della società? E mo ci tocca sta qui. No. Comunque io, come al solito, no. Catanzaro ha dimostrato la sua ingratitudine a livello. No, glielo spiego in due parole. Proprio io ho smesso di giocare nel 90 con l'intenzione mia e della società, dell'allora presidente Albano, di rimanere a Catanzaro. Perciò io ho smesso anche per questo motivo, cioè io volevo rientrare nei quadri della società con una specie di tramite tra società e squadra, tra squadra e tifosi, dato che c'era abbastanza affetto nei miei confronti, volevo contribuire in questo senso, e questi erano i programmi. Però dopo qualche mese è cambiato tutto, non da parte mia, ma da parte, dall'altra parte. E praticamente sì, evidentemente non avevano bisogno di me e non si è concretizzata quella. Si è riproposto in un secondo momento, però il figlio si è imposto. Ecco. Abbiamo capito. Avete capito? Ma si deve leggere il romanzo, poi non andiamo da qui. No, se no. Bravo. Quello che conta è che è rimasto nel cuore di tutti i catanzaresi e di tutti i calabresi. È reciproca la cosa. A Roma, vicino a casa mia, c'è un bar dove c'è una tua gigantografia. Qua Coppola. Quella foto qua, Bar Giallo Rosso. No, c'è anche. Tesserino del che c'è al muro, ce l'ho fotografata pure io. Sì, tesserino del muro, più grande tesseramento. Comunque tocca dentro. Sì, volevamo. Vi volevo lasciare con, perché qua c'è troppa tristezza, Massimo ci aveva avuto questa cosa. Allora, vi posso raccontare una barzelletta che gliel'ho raccontata a Massimo poco fa. Ascoltatela, perché a momenti mi affugo la tavola. C'è intanto un paese che chi ne è pace. E però dicono i medici, sentite, ma che tu si paghi, è possibile che ancora non l'avevi mai liberata, pure ma vediamo, e come facciamo? E ci convocammo tutti quanti, e portiamo a un grande resort, e vediamo come si moticano, è possibile che vediamo se ancora non è paghi. Quindi li convocano, li portano a un resort, un villaggio, campi da tennis, piscina, calcio, e che si, una giornata sana, si sbizzarriscono. Ah, sera, una vecchia reda si tuffa in la piscina ma si fa un bagno, si sta già affucando.
No paggio, dopo quinto piano dell'albergo, si tuffa nella piscina e la salva. I medici dissero che questo non è paggio, che su domani lo convocamo e la vengono a liberare assolutamente. Quindi lo chiamano la prossima mattina e dice: sentite, venite qua, vi dobbiamo dare due notizie, una buona e una cattiva. Sai che due, decidimi qual è la buona. Cioè, la buona è che il gesto che avete fatto ieri sera ci convince che voi non siete più paggio, quindi vi liberiamo, venite a potete ira. Sopra c'è la mala qual è? A mala purtroppo che la vecchia rete che salvaste voi ieri sera si impiccava. Sì, sì, si impiccava, ma di via che era bagnata. Ma chissà se piace, perché... Se mi permettete, vorrei fare anche un saluto finale. Sì, come, prego. Allora, vorrei, no, da qui perché... Allora, in realtà io vi ho fatto la mia interpretazione 30 anni dopo degli anni 70, però cosa suonavo io negli anni 70 o negli anni 80 voi non lo sapete. Io suonavo tante cose, tra cui avevo un gruppo di punk, e allora facciamo punk in dialetto catanzarese. E allora vi faccio una bella canzone di punk acustico catanzarese del 1981, e tra l'altro è coeva della vendita di Massimo, quindi c'è una rabbia, diciamo, per cui assolutamente mai registrata, per cui non ho chiesto, ci voleva la cinta per suonare. Che cosa dobbiamo fare? Faccio la cinta io. No, non fare la cinta, perché vedi, mettiamo al cellulare una seggia a Florindo. Ma è astutata, come si dice in inglese? It's not astutated? Ok. Non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Casi non vince a schedina, mi glietto do pontesiano, oppure da tangenziale e mi azzumala. Sì, mi azzumala. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Oh, non c'è zucchiuma hatico, aiuma vince a schedina. Casi non vince a schedina, mi chiedo do pontesiano, oppure da tangenziale e mi azzumala. Oh, e mi azzumala. Secondo me era un sacchi da clinica. Praticamente era un sacchi di baggi. Praticamente lui che si è buttato al quinto piano, era lui. No, io ero quello che ha appeso la vecchietta. Ha salvato la vecchietta, è lui che ha salvato la vecchietta. Beh, benissimo. Vi ringraziamo di nuovo. Grazie, grazie. Okay. Cosa? Dice che io era un'altra che? Siamo è lui tre, che qua. Comanda, io tu non... Vuoi farti un altro gol? Cosa devo... C'è... Vabbè, io non so quanto posso, è la serata dove... Non sono il proprietario. Ah, vabbè. Un'altra barzelletta si può raccontare. C'era, c'è come succede sempre, no? Ci sono gruppi di studenti che sono stati a scuola quando erano piccoli, poi si rivedono quando sono grandi e dice: beh, facciamo una cena e rimpatriata, ne incontriamo tutti quanti. Si incontrano, cenano, vanno alla rosa nel bicchiere e mangiano già. E poi arriva un momento che se ne farà fotografia. Tuo gruppo c'è stato. Sì, tuo gruppo c'è Nuyum Beruso e Nucacaglio. Arriva un momento che se ne farà fotografia e ci fa Nuyum Beruso a Nucacaglio: mi raccomando, non parlare, sennò ve una mossa la fotografia. Uca Caglio guardava e diceva: tu è meglio o mi menti in tuo gruppo? Se no, poi
o si chiude l'album dei fotografi. Dai un ci sono due cacagli che parlano, uno con l'altro, ci resta uno all'altro, usa che aprire una scuola per cacagli. Ci sa che perché noi un cacagliamo buono. Sempre balbuzienti, ne portare un divano allo quindicesimo piano a un palazzo. Ci disse uno all'altro, se non parliamo, se no non arriviamo giù allo quinto piano. Mentre saggiano, arrivato allo settimo piano, hanno cacaglio, toto. In ceci seguito tata e dire due notizie, una buona e una mamma mala. Di ma buona primo, arriviamo allo settimo piano, e a mala qual è? Che sbagliamo pa palazzo. Vabbè. Vabbè, invece le barzellette, un piccolo episodio sull'ecco, quando faccio cabaret parliamo sempre di solito la tecnologia, la televisione, tu hai parlato di tante cose che danzarono, quindi io malumare, scendiamo alle 7 della mattina, io mu Cali Torina da Calo Brulucana, arrivavamo a pratica e c'era, pigliava la cremagliera alle Torina e pigliava una velocità talmente grande che i gente scendivano, si arrabbavano i hic e tornavano a saliera. Arrivavamo alla marina, avevamo certi zoccoli alle pede e legno tanti, che ancora il dottor Scholz si aveva laureato, capisci? E camminavamo con questi zoccoli, e c'era uno sport bellissimo, che chi lo camminava, e uno gli era retto, ci metteva la peda sulla zoccola, chi lo camminava restava la zoccola in terra, chi lo si andava a sentire. Sul ponte Herro della marina. E quindi io, malumara, e io, quando io all'Umareo, eravamo piccoli, che volevi? Mi ricordo quando ne noleggiavamo i costumi e bagno. Ne noleggiavamo, una volta un costume e bagno e spugna, che era tanto, disse, mamma, è troppo piccolo sul costume, come tu menti? Non mi siamo ne scimmie in tamara, quando ne scimmie, che ti potevi tenere? Con il cavallo era cazzuto. Aveva ti tene, ma un buon potevi salutare a nudo, che si aveva sdillabrato, che assomigliava a cosa, quant'era. E mo' invece la televisione ti dice tutto, no? Ti dice, attenzione ai raggi UV. Come se non c'erano pure tanti i raggi UV. Noi ne scivamo, io malumara, ne facciamo rossi una paparina e poi facciamo uvi che ti bruciesti. Chi erano i raggi UV? Ma invece no, che sono. I raggi UV. La pubblicità, la televisione ti dice tutto, ti fa tutto, è la moda. Una volta si usavano i cani, vi ricordate? Quelli che ti tiravano, si chiamavano aschi, che ti facevano il cirofumo dei naschi, perché se... Ma invece sono certi cani che sono tanti, hanno più grande logica a capo, piccoli, che non ne può manco mentire con il guinzaglio perché si affucano, quindi a me imbrachi. Hanno scaluna non ne può portare, che i miei sagli tu che non si chiedono, per ammassaggiano i cani. E l'altra volta incontrava un nomino che camminava con un guinzaglio. Ci si fica, o tu hutero, o tu scordaste la casa, o cane, perché aveva solo un guinzaglio. Ma la cosa drammatica è quando incontra la parente che ti fa, l'hai visto? Che dico? Ti giri, piglia un guinzaglio e ti porta la braccia davanti. Dice, saluta zio. Pure non è puta cana, io dico. Cioè, sì, non lo sai che parla. Come parla? E tu stai a dire, di a zio se ti fa fame o ti fa sonno. E tu stai a rampare un attimo, aspetta, su cane che ti risponde. Che la prima cosa che si fa è pisciare in coro su cane, perché trema tutto. Sì. E poi dopo 10 minuti che tu fa... Se hai visto, ha detto che ci fa fame, andiamo a casa. Portatela alla casa.
e questa è la moda, perché ti dice tutto qua, la televisione. E vi lascio l'ultimo con l'ultima racconta. La televisione, qua che comanda, qua vo telecomando. Se non ho telecomanda la casa, non partecipa. Ci sono gente che supportano l'ufficio. E così quando tornano la proprietà di cambiare canale subito subito, no? Il dramma è quando torni alla casa, a televisione appiccicata, e ho telecomanda su tua moglie che sta dormendo. Ah, ma ci piglie su, piano piano, non mi tende a accorgere, ti assetta una ciaseggia e cangi canale. Appena cangi, ida si riveglia. Per chi cangiasti? Che tu stavi dormendo. A mia mi piace ma dorma chi tu canala. Basta. Va bene. Grazie e buona serata. Grazie mille ai nostri Ettore Castagna, Enzo Colacino, e grazie tante a Massimo Palanca per...